a tutti ragazzi, sono ArchiGamer e oggi siamo qui su questo nuovo video. Allora ragazzi, sono un mese che non faccio video. Sì. Scusatemi tanto. Volevo proprio chiedervi scusa perché allora ho avuto un problema. Il PC è andato a puttane. Vale a dire che in poche parole non potevo più renderizzare i video. E senza renderizzarli è un pochino un problema perché non posso tagliare parti, non posso fare un cazzo. Quindi ragazzi, scusatemi per questo periodo. Infatti ora uscirà a breve il video su Pokémon Argento in collaborazione con Mr. Electric e uscirà il nuovo video di Pokémon Nero. Scusate il rumore delle macchine, ma ovviamente siamo all'aperto e rompono il cazzo. Comunque un mio iscritto mi ha mandato un messaggio giusto un minuto, due minuti fa e mi ha detto se c'erano novità su Pokémon Go. Ragazzi, ci sono varie novità. Ho scoperto almeno qualcosina. Ad esempio, noi sappiamo che Pokémon Go funziona sui Pokémon. Funzionano sui telefoni Android e iOS dal 4.4 in poi e poi dal 5S in poi. Beh, ho scoperto un'altra cosa. Ho capito che il giroscopio, tra virgolette, funziona, cioè è presente in telefoni top. Solo nei telefoni top. Telefoni che sono stati top di gamma prima e telefoni che sono top di gamma adesso. Ad esempio, noi troviamo un P8 Lite e un P8. La UE P8, P8 normale, il giroscopio funziona. Nel P8 Lite, che è fascia media, non funziona. Quindi ragazzi, noi possiamo anche acquistare un Galaxy S3 Neo, ma il giroscopio funziona perché è stato un top di gamma prima. Quindi nei telefoni della fascia media come A3, A5 oppure Galaxy, oppure P8 Lite, P9 Lite, quelli là sono detti telefoni di fascia media, anche perché sono stati contenuti sia nelle prestazioni che in altro per aiutare ad esempio quelli che non hanno abbastanza soldi da spendere sui telefoni top. Ora io vi dico ragazzi, te e la Huawei P8 Lite. Nel P8 Lite il giroscopio non è presente, nel P7 sì. Perché ragazzi, il P7 è stato un top di gamma e non c'era la versione Lite. La Lite è una fascia media. Quindi noi ragazzi possiamo acquistare tutti i telefoni top di gamma che erano prima e quelli di adesso. Cioè, però non mettiamo caso il Next Turbo perché quello è un caso a parte. Vabbè, detto questo ragazzi, Pokémon Go ha continuato ad aggiornarsi su varie cose e niente, l'ultima cosa che volevo accennare era il problema che chissà nei paesi più piccoli Pokémon Go, i Pokéstop non si trovano. Ad esempio io che mi trovo in un paese sperduto dall'altra parte dell'universo, Pokémon Go mi ha trovato un solo Pokéstop, davvero un solo Pokéstop. E non vi sto facendo video su Pokémon Go perché secondo me è inutile fare video su Pokémon Go sapendo che non funziona il giroscopio, perché se si chiama Pokémon nella realtà allora io voglio vedere i Pokémon virtualmente, anche se che cazzo l'allarme di merda. Comunque volevo ringraziare Lorenzo che mi ha mandato questo commento, metterò il link del suo canale in descrizione e ragazzi niente, vi dico solo che tra poco acquisterò un telefono, penso. Stavo cercando di capire se posso prendermi il P8, così posso registrare anche video su Pokémon Go e portarvi una serie che farò mia, che infatti vi farò vedere come la ambienterò, oppure un P8 Lite, P9 Lite, che poi non potrò fare un cazzo a parte senza far vedere i Pokémon nella realtà, dai. Quindi ragazzi, adesso vorrei fare anche una nuova serie. Scusate, il telefono è impazzito. Volevo portare anche una nuova serie su Pokémon, penso, Diamante e Perla oppure Platino. Però Pokémon Diamante, Randomizer, Nuzlocke. Sì ragazzi, lo voglio farla così. Quindi grazie a Lorenzo, grazie a tutti, grazie per la visione.